Settima edizione del torneo ALTC Mestre, un'edizione con montepremi da 50.000 euro più ospitalità. Ci sono state tantissime belle giocatrici, ne parliamo col presidente di ALTC Mestre. Sì, questa è la nostra settima edizione. Io dico che è il settimo anno di matrimonio, la crisi è passata e quindi conseguentemente rinnoveremo il nostro impegno anche per le prossime edizioni. Volevo innanzitutto ricordare che questo torneo è reso possibile da una serie di concatenazioni di eventi favorevoli. Innanzitutto la sponsorizzazione del Casinò di Venezia, quindi grazie a lui e soprattutto all'amministrazione comunale, al sindaco Massimo Cacciari, all'assessore allo sport, proprio perché loro sono le persone che hanno sostenuto questo torneo. Volevo anche ricordare gli sponsor storici del torneo, che sono la ITES Assicurazione e Peugeot Automobili. Volevo ricordare gli oltre 100 volontari che danno la possibilità di organizzare il torneo. Sono tutti soci nostri oppure degli altri circoli della provincia di Venezia. Ripeto, è una settimana che loro lo dedicano al torneo. E quest'anno, ripeto, sono stato particolarmente bravi perché purtroppo il tempo ci ha impedito di giocare sempre qui al Tennis Club Mestre, quindi conseguentemente abbiamo girato per la regione per trovare dei campi coperti. È stata un'edizione ricca di tenniste importanti e anche parzialmente segnata dal maltempo, ma la combattutissima finale vinta da Carolina Sprem, la croata ex numero 17 del mondo, ha chiuso in bellezza la settima edizione del torneo ospitato dallo storico Tennis Club Mestre, con oltre 50 anni di vita. Un torneo di ottimo livello, ma l'amministrazione locale e il Casinò di Venezia promettono che il prossimo anno, crisi permettendo, l'edizione si arricchirà nel Montepremi. A livello tennistico, questo è il più importante evento del Veneto e ospitato proprio a Mestre. Sì, noi siamo straordinariamente soddisfatti che questo evento sia cresciuto. Non è la prima edizione, siamo appunto alla settima. L'amministrazione ha riconosciuto la validità della proposta organizzativa del TC Club Mestre, di cui abbiamo una grossissima stima e con cui c'è una grandissima potenzialità collaborativa. L'evento è cresciuto in questi 7 anni, viene riconosciuto a livello internazionale e anche quest'anno, visto anche il pubblico, l'affluenza che c'è stata al di là del momento del brutto tempo che ha purtroppo segnato l'arco della settimana, la dimostrazione è che c'è un esito positivo, straordinariamente positivo. Che lo si faccia a Mestre è un altrettanto un bel segnale, una città dinamica, in grande trasformazione e con delle grandi ambizioni. Il fatto che ci ospiti un torneo internazionale di questo livello è un altro segnale che va in questa direzione. Sono state tutte edizioni sponsorizzate dal Casinò, in un anche direi crescendo, perché abbiamo anche sempre cercato di aumentare il sostegno per consentire a questo trofeo internazionale di imporsi sempre di più all'attenzione mondiale. Purtroppo stiamo vivendo un momento di crisi, come ormai è noto a tutti, collegatamente alla crisi mondiale dell'economia, che si è riflettuta in maniera pesante sulle tasche della gente, che quindi taglia il voluttuario, e chiaramente l'attività del Casinò di Venezia è un'attività voluttuaria, insomma, tra quelle che vengono tagliate. Contiamo su una ripresa la più rapida possibile e possiamo già dire che se le cose, come ci auguriamo, andranno bene, vedremo di riprendere questo vecchio progetto di aumentare il montepremi in modo da consentire al torneo internazionale di poter contare anche su delle presenze che sono già qualificate, ma che potrebbero essere ancora più qualificate visto l'eventuale aumento dei montepremi. Tra un passato glorioso e un presente ricco di promesse, il TC Mestre presenta così il suo fiore all'occhiello, il torneo internazionale, non dimenticando anche la Serie A1 femminile e l'attività tutta del circolo. Quest'anno è stato sicuramente l'anno migliore dal punto di vista tecnico. Abbiamo avuto giocatrici di grande rilievo mondiale, tipo la Dani Lidu, che è stata 14 al mondo in campo, adesso c'è Carolina Sprem, 17 al mondo. Abbiamo avuto almeno 12 che sono state tra top 60, quindi dal punto di vista tecnico veramente un gran torneo.
nel passato sono stati più bravi di noi, perché qui ci sono state prove del Grand Prix, hanno giocato giocatori del calibro di Clerc, di McNamara, cioè adesso stiamo cercando di rinverdire quel periodo. Sicuro una cosa in più l'abbiamo fatto, la squadra in A1. A livello giovanile quest'anno c'è stata la conferma delle nostre due giovanissime, la Dalfabbro e la Saradina, che sono arrivate al secondo turno di tabellone nazionale nell'Under 14 pur essendo Under 13, quindi noi puntiamo molto sui giovani, anche perché il regolamento della 1 ci ha un po' spiazzati, nel senso che in corsa è stato cambiato. A livello federale giustamente tentano di rivalutare i settori giovanili, ma sotto certi aspetti noi siamo avvantaggiati da questo, perché l'abbiamo fatto già da qualche anno. Adesso iniziamo a raccogliere i frutti. Hello.